grande questo computer? Questo qui va, ci vuole una stanza almeno di 50-60 metri quadri. Assorbe 25 kW quando è tutto attaccato. L'Olivetti Elea 9003 è indubbiamente un capolavoro dell'ingegneria informatica italiana, una gigantesca macchina grande quanto un'intera stanza. È il primo calcolatore al mondo totalmente a transistor, progettato dall'ottobre 1957 e prodotto nel 1959 negli stabilimenti Olivetti. È nata da un progetto fatto a Pisa, attraverso Fermi, che c'era di mezzo, e Adriano Olivetti, che studiava in America e ha conosciuto un ingegnere Chu. Oggi l'unico esemplare funzionante è custodito a Bibbiena, all'ISIS Fermi. Questo veniva usato dal Monte di Paschi di Siena per tenere la contabilità di tutte le filiali della provincia, poi è stato donato alla scuola. È chiaro che la tecnologia colpisce, che è cambiata. Questo, per trasportarlo, ci vuole praticamente un autotreno. Oggi un piccolo computer tascabile è molto molto più potente di questo. Elea era una macchina assolutamente all'avanguardia, dotata di capacità di multitasking, potendo gestire tre programmi contemporaneamente. Questo sarebbe il monitor che adoperate voi per quando lavorate. Solo che oltre che monitor si può vedere tutto quello che sta facendo la macchina. Elea viene tenuta in vita e perfettamente funzionante ancora ad oggi a Bibbiena. Sono componenti molto delicati, ormai anche vecchi, obsoleti, però diciamo che sono affascinanti, perché questa è l'origine di tutti i computer di oggi. Ovviamente la macchina viene utilizzata anche a fini didattici. C'è un sacco di componenti e anche il modo di usarlo è molto complicato. Imparare a programmare questo è molto istruttivo, perché qui si va proprio dentro la macchina e si capisce proprio il funzionamento nei particolari.